Dall'inizio questo progetto è nato pensando di costruire una barca di carbonio. Vediamo l'inizio della costruzione dello scafo. Ne hanno promossi due, quindi 8 bocciati e 6 di quelli che, no, 7 di quelli che hanno bocciato venivano dall'Istituto Nautico. Se devo ordinare quest'albero, lo devo ordinare adesso, proprio, e comunque l'albero gli devo dare i soldi. Le cose stanno mettendosi a posto bene, perché ho parlato con il direttore marketing d'Italia, tutto a posto, quindi abbiamo uno sponsor. Dicono che avevo una borsa con tante cose dentro, che poi non era la verità, dicono tante cose. Il fatto che la barca sia tutta in carbonio è tenuta in alta considerazione al momento di progettare la struttura delle vele. Io buco il video. La giraglia per noi è fondamentale. Sembra, vabbè, facciamo poi quella dopo. Tu sei stato chiaro in riunione? No, sì. Sono stato chiarissimo. Tu devi fare il compito e la persona. È lui, so io, è lui chi è. E vedi, alla fine nessuno è responsabile, c'è il pezzo in ritardo. Stranamente anche per fare un albero ci vuole più o meno lo stesso tempo che per fare una barca. Te lo dico sinceramente, le mie notizie sono che l'albero arriva a metà maggio. E questa è nuova? No. Non è la fine aprile? Invece no, capito? Quindi le mie notizie sono diverse, te lo dico in anteprima. L'ha detto Simone? No. Ah no, l'ha detto il fornitore? Sì. Questo è il momento più difficile. La chiglia quando dovrebbe essere qua? La chiglia invece è andata su, con Simone stamattina ha fatto un ricontrollo e conta di avercela comunque tra qua, alla fine, tra la prima e la seconda settimana di maggio. Entro il 15 di maggio. E la consegna dell'albero invece è confermata la terza settimana. Consegna dell'albero, stamattina ne stava parlando lui con Simone, che direttamente segue questa cosa dell'albero del Sacchiame e stanno lavorando per il trasporto. Il problema è quello. Ci abbiamo un albero, non sappiamo bene ancora il bulbo com'è, dove sta, quando arriva. Io pensavo, da quello che avevo capito dall'inizio della questione con Olla, che partiva a fine aprile io dagli Stati Uniti. Ma chi è che si chi è il tramite? Non parla con Olla. Sì, è in aereo o è in nave? Va in nave. È stata prenotata? No, quello sicuro. Quello devono confermarlo loro, siccome ma a chi lo devono confermare? Alla Comar, io non so. Persona del cantiere, chi è che l'ha ordinato? Simone. E allora chiamasse lui lo spare e capisca. Infatti gli ho già detto che è in ritardo. Ha detto adesso che è in ritardo e che stanno organizzando il trasporto o aereo o nave. Se è a nave è 31 di maggio, fine maggio mi ha detto. Come? Ah, se è nave? Se è nave è fine maggio, se è aereo è 15 maggio. Di più non posso sapere in questo momento. L'albero arriva dagli Stati Uniti e se non arriva fisicamente non ci sono cose che puoi riparare, insomma. L'albero entra quale data a Fiumicino? Quindi il 15 maggio è una data da dimenticare. Beh,
è importante che l'albero arrivi in tempo, perché sennò tutto il progetto, tutto quello che è costruito, per quanto non abbia avuto degli intoppi, ma che siano stati risolti, poi quello è un oggetto fisico che deve stare lì. Se non c'è, è un bel problema. Ho sentito De Marines, è molto preoccupato questa storia dell'albero, che rischia che non arriva. Uno dei motivi per cui abbiamo scelto quest'albero, se ben ricordo, era perché gli altri non si sa mai se te lo consegnano un tempo, se arriva, invece questi sono precisissimi, ti dicono arrivo a Simone, ma un po' sbaglio, ricordo male. Adesso se mi richiamasse Merani potrei capire un po' meglio quali sono le problematiche dovute a questo, se anche Merani non è reticente. Cioè non è che c'è una soluzione B, c'è la soluzione A. Io sono preoccupatissimo perché è così, cioè se non arriva entro due settimane. Se ipoteticamente al più tardi arrivasse il 31 qui a Fiumicino, quando è montato tutto? 4, 7, 8? Secondo me la giraglia, se arriva il 31 a Fiumicino, non si fa, perché non ce la fai, perché tu pensi che no, devi stazzare la barca, stazzare la barca dopo che ci hai messo l'albero sopra, fare due test della barca prima di partire. Mi sembra che nel progetto non ci sia la consapevolezza che la giraglia per noi è fondamentale. Sembra, vabbè, facciamo poi quella dopo. Se oggi c'è il dubbio sulla giraglia, ci sono persone che possono decidere di prendere altri impegni, perché possono rischiare che poi rimangano di stare due settimane fermi, per cui è una posizione tua che devi decidere la giraglia. Comunque secondo me senza la data l'incognita più grossa è solo l'albero. Ci sarà qualcuno che ha visto un ordine di suo materiale? Sì, l'ordine, diciamo, sull'ordine io non ci posso entrare perché non è che io sono del cantiere. Ho capito, però se non ci sono i ruoli chiari e chi è responsabile non va mai da nessuna parte. Bisogna sapere quali sono i ruoli e chi è responsabile che cosa. Alla fine sennò qua nessuno non sai mai dove va a finire. Sì, lo so, però capito, il problema, capisci, è che se adesso mi dicono che l'albero non è il 15, a me Andrea Merani mi ha detto così, perché io ho chiamato Andrea Merani per sapere, perché mica sono scemo, perché Simone mi ha detto una cosa, io poi dopo ho chiamato Andrea, che lo conosco benissimo, gli ho detto: Andrea, che succede? E lui mi ha detto così. Il problema è quello, la nave ci mette quel numero di giorni. Vabbè, ma c'è mica solo la nave, appunto, per fare arrivare siamo nel 2010. Certo, c'è l'aereo. Che problema c'è con l'aereo? I costi. Ma i costi è mica un problema nostro, scusa. Noi abbiamo ordinato l'albero, c'era mica scritto che deve arrivare per nave, l'albero arriva per nave. No, c'è scritto arriva l'albero, esatto. In qualche modo arriverà. Abbiamo organizzato questo trasporto via aerea, però deve avere la conferma da parte degli armatori, sia del 50 che del 38. Quindi, se viene accettata l'offerta, che comunque è bassissima, dubito che non l'accetti, no? Ti chiamo Guardigli. Ci vuoi parlare te? Ci parlo io stavolta, sì, perché sì. Deve arrivare in tempo. Adesso stiamo cercando di farlo venire via aerea, avrà costi maggiori, stiamo cercando di dividerlo anche con altri armatori che hanno sempre alberi in carbonio che arrivano dall'America, e cercheremo di farlo arrivare nei tempi compatibili alla partecipazione alla giraglia, perché adesso l'obiettivo sarà quello di arrivare a partecipare a questa importante manifestazione. Siamo dovuti ricorrere alla via aerea per farla arrivare qua. Atterrerà oggi a Malpensa e stasera prenderà il via terra, arriverà qua a Roma. Adesso lo scaricano. Sì. Se vuoi lo possiamo anche aprire, però non mi sembra più una. Prima a me a dare un'occhiata così col dito per vedere. Poi intanto com'è. Lo tiriamo giù e poi lo se è di carbonio o di alluminio. Plastica, o di plastica, col carbon look. Esatto. Ma che
sono soddisfatto, l'albero sembra bello, ma bisogna vederlo montato. Adesso abbiamo visto solo una parte, sembra tutto ok, ma va montato. Ciccia, però è poca. No, ora vediamo se è poca. Scusa, due pezzi che hanno fatto loro. Cioè, due pezzi che hanno fatto loro e non ci azzeccano uno con l'altro. Sono dei problemi di meccanica che dobbiamo risolvere urgentemente negli attacchi delle sartie. Però diciamo adesso impostato, diciamo che più o meno tutto sembra regolare, ecco. È soltanto la prima cosa che abbiamo provato a mettere, esempio. Polemico oggi, eh? Oggi è polemico. No, non è che sono polemico, però scusa, se è la prima cosa. Ma sì, ma no, le cose. Quello che problemi meccanici sono, dipendono insomma così dal fatto che quando uno fa una cosa progettata in Europa, costruita negli Stati Uniti, insomma, ci possono essere delle piccole imperfezioni. L'albero è montato, è tutto montato, adesso diciamo per essere pesato la sostanza sarebbe quella di raggiungere il nostro obiettivo, cioè di avere tutto funzionante fra 3 giorni. C'è molto da lavorare, non c'è un investimento in termini di ore uomo, per cui qui al cantiere alle 5 se ne vanno tutti e quello che c'è c'è, quindi questo non va bene. L'albero è arrivato comunque nei tempi rispetto alla costruzione della barca, quindi negli altri stanno a zero, cioè l'alberaio è il miglior alberaio del mondo. Proprio praticamente fa il 90% degli alberi di Coppa America, cioè il più titolato che c'è. Gli abbiamo fatto fare 300 modifiche che comunque andavano fatte. È chiaro che se tutto fosse andato come doveva andare, ci sarebbero stati i disegni prima, si sarebbe studiato prima e il lavoro sarebbe stato fatto meglio e nei tempi giusti. Però che io sappia, cioè, problemi oggettivi sull'albero non ce ne sono. Mi chiamo Lars Borgström, il mio ruolo in barca è il trimmer. Trimmer è una delle persone che regola le vele, io mi occupo delle vele di prua in particolare e quindi la regolazione del fiocco, Genoa e dello spinnaker. Diciamo, su questa barca la configurazione del piano velico è tale che non ci sono Genoa, per cui fiocco e spinnaker. Il mio ruolo è cercare di far sì che insieme al timoniere, al randista e comunque a tutto il resto dell'equipaggio la barca abbia in ogni momento la regolazione migliore per l'andatura che si sta facendo in quel momento e ovviamente l'obiettivo è quello comune a tutti di essere il più veloci possibile e riuscire a portare la barca al meglio. Mio nonno era appassionatissimo e per anni mi diceva: ma tu vuoi fare vela? Ho sempre detto di no perché la cosa mi attirava minimamente, fino a che lui ha continuato, è stato bravo, ha continuato a insistere e un anno ho detto vabbè, proviamo. Mi sono andato a provare, mi sono divertito talmente tanto che non ho mai smesso. È la persona più tranquilla e serena da avere a bordo che ci possa essere in assoluto in giro. Se c'è un aspetto, ecco, che uno può commentare, è l'estrema tranquillità con la quale fa anche le manovre più complicate, indice di un'esperienza e di una sicurezza elevata.
Non l'ho mai sentito agitarsi, incazzarsi. È sempre calmo, è sempre pronto a spiegarti tutto. Lars forse è, per me è il voto più alto dell'equipaggio. Come simpatia, come persona, è un signore. Questa è un po' la sua caratteristica, del resto è molto, ha un approccio molto sereno su tutto. Mi ha fatto morire di crepacuore in una regata lunga al mondiale, perché ha tenuto uno spi che doveva rompersi, perché il vento era troppo forte per poter reggere, e lì basta un piccolo movimento sbagliato e saltava tutto. Ci è riuscito a tenerlo per quasi 3 ore in queste condizioni, quando normalmente dopo 5 minuti doveva saltare. Io ho cominciato ad andare in barca a 11 anni e ho fatto tutta la trafila che si fa generalmente con le derive, tutte le classi. All'epoca c'era Optimist, Flying Junior, poi è diventato 420, 470, eccetera. Ho cominciato l'università, ma nonostante questo vedevo che la passione non diminuiva. E quindi ho completato comunque gli studi. E ho provato anche a lavorare in ufficio per 6 mesi, sono scappato. Ho capito che la scrivania non faceva per me, ma più che altro era la voglia di provare almeno a lavorare in questo settore, che mi piaceva talmente tanto che volevo che diventasse anche il mio lavoro. Lavorare giusto? E a me era sempre piaciuto tutto quello che regolava la regolazione delle vele, la costruzione delle vele, il sistema di produzione, eccetera. Per cui nell'86 ho cominciato a fare il velaio per conto mio, ho aperto una piccola veleria, e questo, diciamo, mi ha consentito di restare nel settore in maniera anche professionale. Poi da lì ho cominciato ad avere delle occasioni, delle opportunità di fare regate su barche d'altura. Nel 90 mi è stata data l'opportunità di andare a fare, di entrare a far parte del team del Moro di Venezia come velaio. In verità, quando è stata varata la seconda barca, avevano bisogno chiaramente di equipaggio anche per la seconda barca, e quindi ho chiesto di poter provare come velista invece che come velaio, e da lì poi è partita quest'altra avventura, più sportiva che come velaio. Lars l'ho conosciuto a metà della scorsa stagione, nel senso che dopo i primi risultati non positivi decidemmo con Maurizio di aumentare la qualità del team, e per cui in quel ruolo lì di trailer, che è un ruolo chiave, chiedemmo a Francesco, che ci consigliò Lars. Fino a 4 anni fa, nonostante abbia fatto poi continuato a fare altre regate, altre campagne di Coppa America, ho comunque continuato a mantenere la veleria. Poi 4 anni fa mi sono reso conto che era abbastanza complicato riuscire a far bene l'uno e l'altro, e quindi mi sono messo a fare solo quello, anche perché ero nel pieno di una campagna di Coppa America, e quindi ho detto però lasciamo stare, facciamo questo bene e poi ci si pensa. È stata costruita nel cantiere, la coperta anche, quindi l'assemblaggio scavo coperta, ci sono state da fare dei piccoli interventi all'ultimo momento, però assolutamente banali. Penso che tutta l'operazione sia durata un giorno. A me sembra larga come quell'altra, se non di più. Si scherzava, ma guarda quanto è larga. L'hanno tagliata. Questa è una delle poche barche nuove che ci saranno quest'anno, non credo ce ne saranno altre di livello di regata, cosa del genere, per cui... Quelli erano gli interni, ma poi vanno ancora verniciati.
No. Sono già finiti? Così tutto bianco? Sì. Tutto bianco, ma ci stanno gli intersetti. Cioè, da quello che mi ricordo io, lo facevamo bianco, però poi con le finiture. Sì, sì, infatti, con le finiture in legno, che ancora sono da un po' da. Cioè, molte cose sono non da è finito. No, certo. Dove tutte le murate dove c'è il carbonio va rifinito. Non è che rimane il carbonio a vista. Che non mi sarebbe dispiaciuto. Sì, però devi rifinire in un altro modo. E poi dentro viene tutto verniciato perché deve essere isolato. Il motore l'hanno già messo? Il motore sta già messo. Siamo arrivati, insomma. Giorgio Venuzzi, nato a Pisa il 31-12-1960. Giorgio ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo fatto parecchie regate insieme. Sono rimasto favorevolmente colpito dal fatto che l'ho visto ancora molto entusiasta di partecipare a un'operazione del genere. Ed è stato lui che effettivamente mi ha chiamato qui, non so se per ragioni di età, non ho capito bene, di esperienza, non lo so. Santino, non ti faccio l'indifferente, si parlava di anabasi e catabasi. Ah, sì, sì. Questi sono? Sono mio. Quindi? Il mio ruolo è quello di fare il drizzista, che significa avere la gestione di tutte le manovre insieme al prodiere e all'uomo d'albero. Quando arriviamo vicino alle boe ci intendiamo bene e questo aiuta sicuramente nella gestione della regata per quello che riguarda il nostro aspetto che è la prua. Io in particolare sono la persona che sta più avanzata rispetto al pozzetto e fa da interfaccia tra quelli che prendono le decisioni e quelli che eseguono materialmente le manovre. È un ruolo abbastanza delicato perché chi fa il drizzista di fatto è quello che si occupa fisicamente di issare e ammainare le vele, quindi tutte le manovre intorno alle boe dipendono in gran parte da questa figura. Di conseguenza bisogna capirsi bene, avere ben chiare quelle che sono le priorità e come funzionano tutte le manovre di bordo. L'equipaggio mi pare che sia ben affiatato e ben amalgamato. Siamo una squadra, non si lavora a compartimenti stagni e questa è la gran differenza che c'è tra la vela d'altura e le piccole barche. E non a caso ho ringraziato il timoniere di questa barca, che ho dimenticato di citarlo prima, porca miseria, perché con lui credo di fare, probabilmente credo di dormire in camera con lui più giorni di quanto non dorma con la mia fidanzata quest'anno. E tanti anni che lo conosco, abbiamo fatto regate insieme. Lo conosco da tempo perché è sempre fa tantissime regate, non ho fatto molte regate a bordo con lui, è venuto a fare il trail, le drizzer. La mia passione per la vela dove nasce? Nasce a Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto, Maremma, Toscana. Il mio papà e mia mamma a un certo punto decisero di mandarmi a scuola di vela semplicemente per levarmi dalla spiaggia e da sotto l'ombrellone dove facevo danni come la grandine. Da lì, una volta che sono andato a scuola di vela, mi è nata questa insana passione e ho proseguito. Ho cominciato a fare un po' di regate un pochino più seriamente finché non sono entrato nel magico e rutilante circuito dello yachting internazionale, dove ho cominciato a frequentare questi personaggi biechi. Guardalo, eccolo là, lo possiamo riprendere un secondo. È un tipo che secondo me potrebbe andare benissimo a lavorare in televisione. Io buco lo schermo, buco il video, buco. In un momento un po' critico come questo sono tutti in ritardo sulle forniture. Forse bisognava prima lavorare nel modo corretto, anticipando un pochettino i tempi, perché se veramente la data è la prossima settimana sono molto stretti. Le ultime parole famose, che secondo me queste portano davvero male, sono: ragazzi, mi raccomando, tranquilli, non ci corre dietro nessuno, abbiamo un'ultima manovra, facciamola bene. Ecco, questo è proprio il classico dove in boa succede l'imponderabile. Thank you.
Le regate cominciano con la giraglia a Saint-Tropez. A Saint-Tropez. Bellissimo questo posto. A tappe forzate, secondo me ce la facciamo a metterla in piedi per la stagione. Questa è proprio una barca partita dal foglio bianco. In questi giorni inizierà la costruzione di questa barca. Abbiamo proprio bisogno di supportare finanziariamente proprio il quotidiano. Sembra che nel progetto non ci sia la consapevolezza che la giraglia per noi è fondamentale. Alla fine nessuno è responsabile, c'è il pezzo in ritardo. Sul sicuro non ci sono stati problemi di tempo, sulla PIN abbiamo avuto qualche ritardo. Sono soddisfatto quando la barca uscirà da questo cantiere. Allora, io sono Walter, il mio ruolo in barca è il tailor. Da oggi farò di tutto e di più per convincerli di portarmi a Saint-Tropez. Le varie problematiche di tipo tecnico sono tutte superate, cioè non ce ne sono più, è stato tutto deciso. Abbiamo delle problematiche sulle forniture perché in un momento un po' critico come questo sono tutti in ritardo sulle forniture. Qualche piccolo intoppo c'è sempre quando uno fa le cose, per cui riuscire poi a convogliare tutto, c'è l'imbuto, io lo chiamo l'imbuto, alla fine c'è l'imbuto, no? Alla fine del mese in questo caso c'è una data che dobbiamo avere la barca lì fuori, misurabile, stazzabile e poi andare in acqua. Siamo stati contattati dalla Comar per un progetto di una loro barca dove siamo stati incaricati di fare le lavorazioni meccaniche del bulbo in piombo, la Piniglisa. Ci sono stati forniti i disegni dove noi abbiamo dato dei suggerimenti per la costruzione. L'azienda ha fatto fare i modelli ma non ha ascoltato le nostre esigenze, i nostri consigli, e questo qui ci ha portato al ritardo delle lavorazioni con delle complicazioni non da poco. È successo che qua ci vanno dei fori, i fori che riporta il disegno. Per farli bisogna fare una cassa d'anima che ha dei funghetti che messi nello stampo per la fusione lasciano uno spazio pieno che nel positivo viene vuoto. Una questione tecnica. Forse bisognava prima lavorare nel modo corretto anticipando un pochettino i tempi, perché se veramente la data è la prossima settimana sono molto stretti. Senti, verso le due lo porto dallo spedizioniere. Questo? Questo è quello. La faccia, che me dai? 3 ore. Dai un'occhiata, che stasera deve partire per forza. Vado. Se fosse stato in un altro periodo e non una persona così che avevano bisogno, rimandavamo tutti indietro, perché non si può lavorare così. Sul bulbo ci sono stati due ordini di problemi. Il primo problema è che tipo di bulbo fare. E non mi riferisco al materiale o al peso, ma se farlo a controllo numerico oppure fare un bulbo tradizionale. E poi si è optato per
per il sistema, diciamo, più performante, ossia farlo a controllo numerico e quindi con un esborso anche notevole per questo, per questa prerogativa. Ovviamente i tempi ristretti portavano a trovare la società che lo riuscisse a fare in tempo, chiaramente anche che lo facesse entro determinati canoni e che non solo fosse fatto in tempo ma venisse consegnato in tempo, montato in tempo, quindi tutta una situazione che non ci ha fatto fare altro che rincorrere il tempo. La lavorazione consiste nel riportare a misura la fusione che è stata fatta, praticamente viene costruito un modello un pochettino più grande di quello che deve essere poi il pezzo finito e la fusione viene messa nella macchina e con un programma a controllo numerico viene riportata alla misura progettata. Notizie positive anche dal bulbo, anche quello è un progetto che è abbastanza complicato, dove ci stanno un sacco di subappaltatori, aziende che lavorano all'esterno, quindi i tempi sempre da gestire, quando le cose vengono da fuori è ancora più difficile, perché non è che puoi andare lì e farli per forza lavorare di notte. Suppongo che in parecchi hanno preso del tempo più del dovuto, il modellista ha preso troppo tempo, la fusione ha preso troppo tempo, poi alla fine gli ultimi siamo noi e il tempo ne è rimasto ben poco. Il bulbo è stato fuso sia il bulbo che la pinna, sta in lavorazione, il timone sta solo in lavorazione, quindi ci dovrebbero essere tutti i componenti del mosaico. Per il marinaio c'è il mare, ci sono i golfi, ci sono le baie e poi c'è anche la regata e il campo di regata. Per il velista c'è il campo di regata, forse la differenza più grande è questa qui. Delle situazioni, ecco, questa sì mi è capitata, e di essere tanto in vantaggio sulla barca dietro, e le ultime parole famose, che secondo me queste portano davvero male, sono: ragazzi, mi raccomando, tranquilli, non ci corre dietro nessuno, abbiamo un'ultima manovra, facciamola bene. Ecco, questo è proprio il classico dove in boa succede l'imponderabile, quello che veramente non avresti mai pensato potesse succedere. Molla la guazza, cazza l'uccelletta. Walter l'ho conosciuto nel gruppo dei miei storici velisti, è uno che ha molta voglia di fare, entusiasta, diciamo. In partenza invece facciamo destra-sinistra e tu in centro fai le cose. Ho conosciuto Andrea, poi ovviamente gli altri ragazzi dell'equipaggio li conoscevo, però Andrea per questa esperienza è stata la persona che ho conosciuto e che mi ha portato qui. Il mio ruolo in barca è il tailor. Il tailor si occupa principalmente di fare le manovre delle vele di prua. Io lavoro con Lars e insieme ci occupiamo di tutto quello che può essere, diciamo, la possibilità di mettere le vele di prua, quindi il Genoa di Bolina e lo Spinnaker di poppa, nella posizione migliore per poter sfruttare, diciamo, il vento che abbiamo e far correre la barca. È un ruolo che a me piace fondamentalmente perché mi dà la possibilità di sentire la barca
di interagire tanto con lei, e è sempre un ruolo dove ogni volta devi imparare, devi capire, devi, e quindi non t'annoi mai, ecco. Vivo praticamente qui in questo paesino che si chiama Ossanesga da quando sono nato. Bergamo non è proprio la città, tantomeno Ossanesga, per sviluppare la passione del mare, però vicino a me, a 40 km, ci sono i laghi, sulla quale poi ho cominciato ad avere questa, a far nascere la mia passione per il mare. Ho fatto zero deriva, questo sì, però tanti monotipi, tante barche dove c'era una flotta agguerrita e ho avuto la fortuna di imparare. E poi verso i 20 anni ho scelto proprio la strada del mare, quindi ho scelto di navigare e giro e rigiro, ho avuto un po' di fortuna e sono tornato in questo mondo qui. Solo una piccola parte di tutto quello che gli piace fare. Gli piace fare tantissime cose, tutte cose semplici, dal cucinare allo stare con la gente. Parlerebbe anche con un sasso, se fosse capace di parlargli il sasso. Ho due grosse passioni. Una è la scopa. Partita scopa all'osteria con i vecchietti è una cosa ereditata dal mio padre alla quale difficilmente rinuncio. Per me è più bravo a vela, carte non è che c'ha dei vuoti di memoria carte, ma come strambatore è un ottimo, visto che ha vinto anche un titolo mondiale, se non mi sbaglio. E l'altra è cominciata un po' per scherzo, avendo lavorato anche sulle barche d'epoca. Io realizzo delle penne in legno. Questo è lo sviluppo di quello che si può fare con quello che faccio d'inverno. Mi piace soprattutto stare a casa. E casa mia, forse perché ci ho lavorato tanto, è nata da un'idea particolare, l'ho costruita, per cui ci sto ancora lavorando. Poi ho il mio orto, d'inverno ci lavoro poco, però d'estate lo seguo. E quindi mi piace un po' questa dimensione qui, molto piccola, molto ristretta, non so. Ieri due ore per corrompermi e dire mi raccomando parla bene. Io dico la verità, Walter, non che sei capace, ti dico la verità. È sempre Walter, non ho perso niente nessuno. È sempre Walter il perdente. Ciao. Buono questo vino. Vaca, ciao. Queste sono le due conchiglie che servono a fare la struttura del timone. All'interno di queste due conchiglie verrà fatta una laminazione, in questo caso in carbonio, che farà la struttura delle due facce del timone. Adesso dobbiamo stendere i teli che fanno la struttura, impregnarli di resina e poi li dobbiamo mettere sotto vuoto per compattarli. Ecco, adesso iniziamo la seconda fase della costruzione della pala del timone. Adesso dobbiamo fare il riempimento della pala, intermanto, una schiuma di alta densità. Questo ci serve per accoppiare il timone, fare una struttura piena anziché vuota. Facendo questo dobbiamo lasciare uno spazio vuoto che accoglierà poi l'asse del timone, che è anche quello in lavorazione.
Beh, la forma del timone e l'efficienza del timone condizionano le prestazioni della barca. Più è efficiente il timone e più la barca risponde ai comandi dello skipper. Questa pala in particolare è un profilo molto critico, cioè molto lunga, molto stretta. Quindi è una pala che va portata con sapienza, cioè deve essere uno skipper bravo per portarla, perché può stallare come un'ala d'aereo con facilità, però allo stesso tempo alle alte velocità va meglio, c'ha cioè meno attrito e più portanza. E queste appendici, timone e bulbo, così sottili e lunghi, sono quelle che poi esalteranno le prestazioni della barca. Ma magari se ti insegni un po' di inglese così ti aiuto un po'? No, ma ha voglia, scusami, prima di parlare, ma tu parli solo inglese o parli francese? Perché io devo prenotare a Saint-Tropez. Beh, comunque se chiami Saint-Tropez voglio dire capiranno l'inglese meglio, sì, di italiano. 2010. Dovessi anche parlare un po' di inglese, no? Ma io sempre... Ma non sarebbe male. È l'unica cosa... E che a quel punto lo fai tu, okay. Mi levi i telefoni tu, no. Agli alberghi, no, vabbè, ci ho provato. La telefonata consiste in questo: buongiorno, sono Roberta, vorrei sapere il prezzo della camera doppia. Vabbè, poi vediamo, no, ma perché... comunque, anche se tu, secondo me perdi la pazienza a insegnare l'inglese a me, però insomma proviamo. I would like to know the price of a double room. Ripeti? Repeat after me. Hi, my name is Roberta. The bill is on the table. Yeah! Scusa. Sì, ma... Allora, se devi chiamare un albergo e dici hi, my name is Roberta, the penis on the table, no. Mi sa che te la mettono giù. Ho cominciato a conoscere Roberta un po' meglio e devo dire che è anche simpatica, cioè simpatica, non esageriamo, è più simpatica di quelle che ho pensato all'inizio. I would like some information. Information. Yes. Samin. No, perché stiamo a parlare cinese. Samin. Un dim samin, no. I would like some information. I would like some information. Some. Oh. Okay, facciamo una cosa, tu mi chiami. Tu mi chiami, allora, io rispondo. Ti chiamo, okay. Tu rispondi. Okay. Ce la posso fare? Okay. Hello, my name is Roberta. I would like to some... Secondo me lei, Roberta, proprio rifiuta l'inglese, cioè non ha proprio voglia neanche un po' di imparare l'inglese. Io ho provato, però o non vuole fare le chiamate, punto, o se no non è capace, ma proprio dalla nascita, di parlare altre lingue. Adesso magari siamo noi due e mi parte vai a ridere, però poi in realtà quando io sto in ufficio ho paura che mi senta qualcuno e se sbaglio mi vergogno e quindi di conseguenza non lo faccio. Quando io andavo a scuola e mi insegnavano il francese, l'inglese... Te posso andare adesso o fra 10 minuti? Basta, ma vabbè, ho capito, non ti piace parlare in inglese, no? Senti, andiamo a fare una telefonata, così provi, vediamo come va. Sei sicura? Sì. Ne sei certa? Sì. Va bene. Ma anche no. Va bene.
Allora, io ho trovato un albergo a Saint-Tropez, perché le regate cominciano con la giraglia a Saint-Tropez. A Saint-Tropez. Bellissimo questo posto. Ma tu devi prenotare un albergo per chi? Per andare a Saint-Tropez? Per Filippo e Maurizio. Solo loro due? Sì. Se vengo anch'io, così mi aiuto un po' con l'inglese, un po' di francese. Beh, intanto so che è un posto stupendo. Ma questa cosa è tipo piena di gente famosa, sì, banche, soldi. Sì, e poi adesso, nel periodo in cui ci andremo, sarà veramente... Ci andremo, che ci vengo anch'io. Sei entusiasmata come una bambina prima, mentre parlavamo di Saint-Tropez. Cercherò di convincere Filippo a portarla con noi a Saint-Tropez, ma la vedo un po' dura. Per il momento non è nel programma che tu ci venga, nel senso che voglio dire, però insomma, magari più in là, magari ci posso parlare con Filippo se mi dai una mano, oppure possiamo fare così: tu mi dai una mano, ti occupi tu di tutto, cioè dell'organizzazione, io ti dico dove, con chi, eccetera, ti occupi tu di prenotare, che tu sai l'inglese, e poi ci metto io una parolina. Prenoto già una stanza, esatto, per me, in caso che tu riesci a convincere, no, di portarmi. No. Da oggi farò di tutto e di più per convincere di portarmi a Saint-Tropez, anche perché l'albergo è bellissimo. Ci mettiamo 5 minuti a prenotare, tanto in questi alberghi insomma non è un problema mai. Okay, scegliamo uno bello poi, bello vicino. No? Ma questo è uno dei più belli. Poi non il mio vede? Gusto devo dire che è sempre... Non si fidano sempre. Guarda la camera, questa che bella che è. Perché insomma è un albergo di lusso questo. Infatti per quello dico, sarà più... E qui c'è disponibilità, perché poi c'è anche il problema che insomma, oltre al fatto che insomma loro sono in amatori, quindi devono avere un trattamento particolare, però devi stare attenta anche perché qui ci sono degli alberghi che magari qui ti dicono che c'è disponibilità. Ecco perché mi servi tu, perché tu chiamando direttamente dici: ok, io ho trovato questo, c'è disponibilità? Ok. Ok. Vabbè. Ce la fai? Allora tu fai la parte, come dire, pratica. Io ti do la parte teorica. Ok, però mi devi dire quante stanze, come allora. Cioè loro prenderanno una. Allora, i giorni sono dall'11 di giugno, mese giugno, e ci siamo quasi, giugno, a il 16, okay. La data d'apertenza 11, è il 16. 11, 12, 13, 14, 15, 5 nights, 5 notti. Tu gli devi dire, allora, noi arriviamo il venerdì e partiamo poi il 16, mi servono due camere così... E una camera, qui non c'è scritto, però è per una persona singola. Friday the 11th to Wednesday, okay. 16. Cerchiamo il numero di telefono di questo posto? Sì. Lo chiami subito? Sì. Molto bene. Ok, allora questo è il numero di telefono. Ok. E fatti passare chiama. All right. Vai ragazza. Mi sento proprio... Receptionist. Vai. Ok, dai. Go. Give me my paper. Okay. Good morning. Hello, this is Elizabeth. I'm calling. I'd like to have do a reservation for 3 rooms. Yeah, I've been needing 2 double rooms with a balcony. And then 1 single room. Yeah? Okay, the dates are from the 11th of June to the 16th of June. That's 5 nights. Okay, thank you very much for your help. Thank you. Bye-bye. Questa è una cosa incredibile. Sei l'unica persona che mi ha fatto lavorare per la prima volta in vita mia. Alla fine, vero, mi chiamano signora Rottermeier mica per niente, voglio dire, perché alla fine ottengo sempre tutto quello che voglio. E aggiungo, se continui ad aiutarmi, potrei anche farti venire a Saint-Tropez, non è detto. A Saint-Tropez. Per cui mi potresti aiutare? Un marito, una barca, una casa.
E poi ti invito a fare vacanze. Possiamo fare una cosa a fare fatto. Tu vorresti fare Maurizio stilizzato, Maurizio messo dentro la cabina. Io sugli interni sono particolarmente arrabbiato perché non sono stati progettati. C'è stato un lungo periodo di incertezza legato al nome della barca. Se vogliamo mettere gli adesivi per Benino, sicuramente dobbiamo rinviare il varo. Ci devo pensare.